Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo e sono qui con Salve a Francesco. tutti. Ecco, allora, questa è la solita trasmissione settimanale di magia, stregoneria e paganesimo che va in onda su Radio Gamma 5 tutti i giovedì. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, Piazzale Parmesan 8 Marghera, vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti che è Casella Postale 53 Marostica, Vicenza. Se vuoi introdurre tu qualcosa, Sì, Francesco, finché ecco, io allora vado a ricercare. io comincio appunto con un argomento di attualità, diciamo, di attualità pagana. Allora, è uscito il bollettino Mercurio, che è la società dei nostri amici delle Sacre Tradizie, ex Federazione Pagana. Anche quest'anno i nostri amici organizzano un rituale di Beltane, che è l'antico calendimaggio, e tutta una serie di festività pagane che si tenevano appunto dal 30 di aprile al 1 di maggio. Qualcuno la considera come la notte di Valpurga, altri appunto come tutta la storia di Floraria per i Romani, e sono già diversi anni che i nostri amici della Federazione Pagana organizzano questo. E come sempre, quest'anno con un po' di modifiche organizzative, verrà tenuta sempre nella zona di Lecco. I giorni interessati sono il 1° e il 2 di maggio. Quest'anno la località è sempre Lecco, però in un posto diverso, più accessibile, più comodo anche da arrivarci, a quanto mi hanno detto. Ci sono due nostre amiche, Anna Maria e Angela, che organizzano la cosa. Sicuramente noi dell'Istituto saremo presenti, ci saranno presenti sicuramente altri amici e di conseguenza chi è curioso, chi vuole partecipare, chi vuole sentire qualcosa, si può far vivo con noi, può chiamarci, può chiedersi e organizzeremo la presenza anche con altre persone a questo rituale che è molto importante. Il rituale è molto semplice, non è nulla di scandaloso né di pericoloso né di vietato dalle leggi e si utilizza come base per un discorso di omogeneità, visto che i nostri amici della Federazione Pagana Sacre Reggi sono più vicini a una tradizione diciamo di tipo celtico, il rituale dell'albero di maggio. Esiste poi dei ricollegamenti anche alla tradizione romana, comunque questi qua, il paganesimo è ampio e il suo pantheon è molto completo, di conseguenza può raggruppare qualsiasi divinità. Perciò chi è interessato, chi vuole partecipare, si faccia vivo, gli indirizzi li conoscete, avete il modo di contattarsi in varie maniere e chi vuole partecipare ci metteremo d'accordo. Ricordo sempre ai nostri amici che domani sera, che è venerdì, terremo, che è venerdì santo per i cristiani, noi terremo la famosa cena del musso e la terremo sempre nella zona di, per intenderci, di vicino a San Drigo. Non è nulla di particolare, è un ritrovo che noi abbiamo, che facciamo in ricordo di un nostro amico che è morto nel 93. Tradizione ha voluto che per ricordarlo noi ci trovassimo regolarmente ogni venerdì santo a mangiare musso. Ogni anno ci sono persone diverse, persone nuove, più le solite persone che partecipano sempre. Se qualcuno vuole partecipare, vuole intervenire, vuole scambiare delle idee con noi, può benissimo farlo, può benissimo partecipare, si può far vivo, si può chiedere e partecipa. Allora, per il comandante Bruno gli mandiamo in onda la canzone. Esatto. Ci sei riuscito, non ti hanno preso vivo, comandante.
voi soldati, come sono? Facciamo sfumare il comandante Bruno. Vi ricordo che l'istituto organizza ogni anno la cena del musso il giorno venerdì prima quando i cristiani fanno la Pasqua. L'istituto organizza la cena del musso proprio per celebrare questo personaggio, questo amico che era vicino. Sì, che è morto nel 93. È morto nel 93, insomma, tanto per ricordare questo amico. Un po' leggendario e un po' quello che era. Sì, c'erano delle differenze logicamente fra noi e lui, c'era però un'amicizia, alcune tematiche, lui aveva un'interpretazione della stregoneria più legata al fattore storico di ricerca, noi interpretavamo più un fattore esistenziale, però insomma c'era un comune sentire. È un amico scomparso che serve anche per coagulare le persone, sì. Per centralizzarle. Questa era un'abitudine che era già cominciata quando lui era in vita, appunto negli ultimi anni che stava già male. Per caso ci siamo trovati lì vicino al suo paese a cenare o Venerdì Santo, e in fatalità c'era la Via Crucis del Papa in televisione, e allora mi ha detto: beh, festeggiamo ogni volta la nostra amicizia, ritrovandoci appunto il Venerdì Santo, mentre quest'anno fanno la processione della Via Crucis, a mangiare il musso. E dopo, quando nel 93 lui è morto, abbiamo deciso di ogni anno di festeggiare di nuovo la cena appunto a base di musso il Venerdì Santo, appunto per ricordare questo amico. Comunque la cena è libera, non c'è nulla di particolare, nulla di segreto, chi volesse partecipare. E dalle parti di Bassano, perciò ormai le iscrizioni penso che siano chiuse, perché l'unico che non ho telefonato è stato a Giorgio, ma Giorgio se è troppo distante di solito mi dice sempre di no. Spero che non si arrabbi sto giro, che non gli ho telefonato. No, in effetti è l'unico che non ho telefonato. Vabbè, spero che non si arrabbi davvero. Va bene, cominciamo la nostra trasmissione di oggi, va in maniera un po' più marcata, cioè un po' più ideologizzata, diciamo così, no? E prima di cominciare la trasmissione di oggi cominceremo il commento agli oracoli caldaici, no? E anche perché se non riusciamo a distruggere Plotino e Porfirio, per noi è un grande problema, cioè ce li abbiamo sempre sul collo. E ricordo che Plotino e Porfirio hanno costruito quella che è stata l'ideologia del cristianesimo fuori dai Vangeli ufficiali, fuori dalla Bibbia, no? Però mi interessa cominciare la trasmissione di oggi con una notizia di cronaca del 29 marzo 1999. La zia accoltella la nipotina, è stato un ordine di Dio. Questo qua è avvenuto a Sigonella, vicino a una base americana. E niente, inizialmente i cattolici hanno tentato di far passare questa come una matta, cioè sicuramente è matta, cioè tutti quelli che adorano il Dio dei cristiani può essere solo matti, solo un matto può pensare all'esistenza di un Dio trascendentale, non ci sono alternative, però hanno tentato di farla passare come una partecipante a sette, eccetera, a sette o roba di sto genere. In realtà è semplicemente una cristiana,
una cristiana, e come tutti i cristiani più o meno vanno fuori di testa. Però perché mi interessa in particolar modo questo articolo? Perché leggendo un attimino mi ho formulato alcune differenze che esiste fra l'impazzimento, cioè fra la capacità coercitiva della religione cattolica e la capacità coercitiva dei protestanti. Ed è importante dividere le due cose, no? Perché mentre nella religione cattolica la centralità è data dal Papa, che è la parola di Dio, cioè il Papa è Dio in terra e per conseguenza i vescovi sono rappresentanti di Dio in terra, i preti sono rappresentanti di Dio in terra, la gerarchia è rappresentante di Dio in terra, il catechista è sempre un altro piccolo rappresentante di Dio in terra, cioè sono i pescatori di anime, no? Cioè quelli che se la fanno fra di loro per pescare gli altri, solo che mentre pescano le anime a loro volta sono pescati, no? Cioè nel senso che il Papa pesca tutti gli altri, il Vescovo pescano tutti gli altri, i catechisti pescano tutti gli altri. Beh, d'altronde pescare un pesce significa anche farlo morire. Sì, esatto. metterlo sulla braccia e friggerlo, sì. Cioè, ma già tirarlo fuori dall'acqua, e questo è chiarissimo. Sì, esatto. E nei protestanti non c'è la gerarchia così fissa, cioè così fissata. La gerarchia è data dalla Bibbia. Cioè, il libro Bibbia, la Bibbia dei protestanti, è la parola di Dio. Cosa significa questo? Che ogni persona può identificarsi con questo matto che va a distruggere Sodoma e Gomorra, che va a mandare il diluvio universale, che dice sgozzateli tutti, ammazzateli tutti, la mia parola deve vincere, io arrivo all'Apocalisse, distruggo il mondo, faccio il giudizio universale e così. Cioè, ogni pazzo in qualunque momento dice ecco, arriva. Beh, Dio. Se ricordi, Claudio, ve lo ricordo un fatto, quando eravamo in fiera, quel ragazzo giovane cattolico che si è fermato, che di fronte dicendo che Dio distrugge Sodoma e Gomorra, sì, lui può, io gli chiedo, perché? Lui è Dio. Sì, lui è Dio, è vero, è vero. Sì. Infatti io e Francesco abbiamo discusso con un ragazzo abbastanza giovane che è venuto in fiera, che giustificava il massacro di Sodoma e Gomorra dicendo che lui è Dio e può fare quello che vuole. Questo è, ed è effettivamente sconvolgente, sì, la cosa. Cioè, lui si è lasciato veramente di sasso, sì, questo. Cioè riconoscere al torturatore, all'uccisore, il diritto di uccidere senza chiedergli perché, senza avere una dignità di specie, di razza, di individuo, di società, di essere umano, cioè non partecipava. Ma candida dente, cioè, in maniera proprio più candida l'ha detto. Cioè, esatto. Sì, ma sì, ma perché, io credo, ma perché un Dio può fare questo? Ma lui è Dio. Lui è Dio, lui può uccidere. E te effettivamente ha sconvolto questo. E nella Bibbia i protestanti si identificano proprio con questo uccisore. Per cui qualunque setta protestante, qualunque gruppo, qualunque individuo protestante può in qualsiasi momento pensare che sia arrivato il giudizio universale, può pensare che sia arrivata la fine del mondo, può pensare che arriva Dio a dividere i buoni e i cattivi, può pensare che non c'è più futuro. C'è la disperazione che la Bibbia come libro butta fuori, ogni individuo la può prendere. Naturalmente abbiamo i protestanti che vanno fuori di testa, i protestanti che non vanno fuori di testa, come ci sono i cattolici che vanno fuori di testa, i cattolici che non vanno fuori di testa, ovvio questo. Però essere dipendenti da un libro del genere, da una questione del genere, ti porta necessariamente a impazzire. Per cui ricordatevi sempre questa differenza. Mentre nei paesi occidentali, nei paesi cattolici e nei paesi ortodossi, la lotta all'anticlericalismo, cioè alla gerarchia religiosa, è altrettanto importante che non la lotta ideologica, perché le due cose vanno quasi a coincidere. Nei paesi protestanti non ha nessun senso fare una lotta anticlericale, ma ha senso invece fare una lotta contro la Bibbia, cioè contro le parole sacre, cioè le parole di Dio, le parole del Gesù, cioè lottare contro questi è importante. Mentre invece nei paesi cattolici o ortodossi, combattere la gerarchia e combattere la parola di Dio è la stessa roba, per cui due strategie diverse che sono importantissime. E ricordatevi sempre una cosa, il padrone può uccidere chiunque, cioè si ritiene in padrone, in dovere di uccidere chiunque, perché lui è al di fuori delle leggi e al di fuori da qualsiasi
dover rispondere a qualcosa, che è esattamente il contrario a ciò che ha detto Scalfaro qualche giorno fa, che non esiste nessuno che può avere una legge per i suoi e per gli altri, ma tutti devono essere sottoposti alle stesse leggi. Ho detto Scalfaro, che è un cattolico, è vero che lui non pensava a Dio, questo lo sappiamo benissimo, però lo ha detto lui, per cui l'ha detto uno che... Nel suo, insomma, io non ho molto apprezzamento per Scalfaro, lo sapete benissimo, anzi un certo disprezzo. D'altronde, però lui è un magistrato, è comunque un giurista e conosce le leggi, bene o male, come minimo. All'inizio del 98 era uscita una rivista in cui si parlava del dio della mafia, si diceva che Dio è mafioso. Sì, il dio dei cristiani è mafioso. Vabbè, nella segna stampa ho degli articoli in cui tutti i mafiosi sono cristiani. Infatti troverete devoti, santi, troverete i santi. Cioè, troverete il prete che va a fargli le... Beh, è stato arrestato ultimamente un altro, Prade Frititta, mi sembra che si chiamasse, che andava da Aglieri, credo, a fargli le messe di nascosto, e che è stato condannato a 2 o 3 anni proprio perché è complicità. Per cui, per essere mafiosi bisogna essere cristiani, come per trafficare in schiavi bisogna essere cristiani, per spacciare eroina bisogna essere cristiani. Il dio dei cristiani è il boss dei boss. Esatto. In sostanza, se noi mettiamo in una gerarchia mafiosa, è il boss dei boss. Vuoi continuare tu? No, con ecco, i discorsi che dovevi... No, vai pure avanti con questo discorso. Questo discorso qua l'ho finito, credo sia abbastanza chiaro. Allora, se dovete combattere i protestanti, bisogna affrontare la Bibbia, bisogna affrontare Dio, bisogna distruggere questo individuo che non si sottopone a nessuna legge e decide di ammazzare chiunque, perché qualsiasi protestante può alzare i campi di sterminio, perché tanto lui fa la parola di Dio, fa come gli ha detto Dio. Nel cattolicesimo invece e negli ortodossi è importantissimo la lotta contro la parola di Dio e la lotta contro la Chiesa cattolica, può essere la stessa cosa, perché il Papa e i vescovi, i preti sono i rappresentanti di Dio in terra, cioè è Dio, cioè loro rappresentano Dio. Per cui hanno il diritto di ammazzare e di sterminare chiunque. Sì, ma la cosa più preoccupante è che appunto il monoteismo, il cristianesimo, l'ebraismo, l'islam rappresentano un pericolo anche dal punto di vista sociale. E Claudio ricordava questo fatto di questa donna che uccide una bambina e dice Dio me l'ha ordinato, ma un esperto ha detto testualmente prevedo altri casi entro la fine dell'anno. Perché? Perché quel discorso millenaristico del mille non più mille, della fine dei tempi, del segni, dell'avvenuto dell'anticristo e tutti qua, e dell'ossessione dell'apocalisse, cioè la distruzione del mondo, si innestano con dei meccanismi che sono veramente pericolosi. E non molto tempo fa, già in Israele, sono stati fermati delle sette fondamentaliste cristiane che volevano addirittura provocare attentati. La polizia israeliana è stata rafforzata contro l'integralismo di tipo cristiano che si andrà a manifestare con il discorso del Giubileo del 2000. Cioè, sono tutti quanti fenomeni che diventano pericolosi, perché a questo punto il problema è sempre questo: se il Dio si deve manifestare, i cristiani devono essere obbedienti, perciò i peccatori andranno sempre colpiti, chi non è fedele, chi non crede nel Dio dei cristiani dovrà essere perseguitato. E nulla toglie e nulla vieta che i cristiani, essendo rappresentanti di Dio e dovendo provare l'avvento di Dio, potranno arrivare al punto di cominciare a fare qualcosa di più. Difatti in Israele esiste un allarme terrorismo, che è dovuto dovuto alla presenza delle sette fondamentalistiche cristiane. Cioè, il cristianesimo è terrorismo bello e buono, perché è la stessa base di riferimento che gli dà la Bibbia in quanto rappresentanti di Dio, che gli permette di fare questo. Ma perché diventa proprio pericoloso il discorso dei cristiani e dei monoteisti? Perché loro hanno sempre il discorso della creazione, cioè essendo le cose create da un unico Dio, queste cose possono essere distrutte perché in sé non hanno nessun valore. Cioè, per il cristiano il mondo non conta perché il mondo è così com'è, ma perché l'ha creato Dio. Per un cristiano un albero non ha nessun valore. Se loro trovano una quercia gigantesca, non stanno a capire che questa quercia ha avuto centinaia d'anni, ha sopportato, ha agito, ha avuto un suo sentire, un suo modo di manifestazione, si è adeguata alle necessità, ha cercato di sopravvivere e di diventare un grande albero. No, ha valore soltanto perché Dio l'ha creata. Cioè, di fronte al tramonto, il tramonto non ha nessun valore, non ha bello. Non prendo telefonate finché non abbiamo finito e finiremo verso le 4, se sì, beh, va bene. Il valore, loro non hanno, cioè, per i cristiani le cose del mondo, le persone non hanno valore, hanno soltanto valore in quanto sono create. E siccome possono essere create da Dio un'altra volta, possono essere distrutte dai suoi rappresentanti, perché non rispettano il loro progetto. Cioè, per i cristiani il pericolo viene dal non considerare il valore delle cose in sé.
Per loro le cose hanno valore solo in quanto Dio le ha create, cioè, ma in sé non hanno nessun valore, nessuna capacità e nessun significato. E qui sta alla base del pericolo del cristianesimo, nel non riconoscere il valore delle cose. Bene, io spero che sia stato compreso. Ma ancora andando avanti nei nostri discorsi, vi ricordo che finora, da quando io e Francesco abbiamo cominciato 2 anni e mezzo fa circa, abbiamo posto 4 elementi fondamentali alla base dei nostri discorsi. Il discorso sulla stregoneria: che cos'è la stregoneria? Ormai penso che lo abbiate capito, cioè nel senso che il crogiolo della stregone abbiamo fatto, il crogiolo del male abbiamo detto, il crogiolo nei 4 canti del mondo lo abbiamo detto. Il nostro anticlericalismo, la nostra descrizione del male, che voi avete chiamato sempre anticlericalismo, penso che ormai l'abbiate sentita talmente tante volte, cioè avete sentito così tanti elementi che avete capito qual è la nostra posizione per quanto riguarda il cattolicesimo e il cristianesimo. Restano le altre 2 cose, il paganesimo come religione e la cosiddetta propaganda, la cosiddetta diffusione del pensiero. Ora, cosa sono queste 2 ultime cose? Vi ho già parlato degli dei, delle divinità, del pensiero pagano in generale, no? E continuerò a parlarne, e con gli oracoli caldaici andremo a definire anche vari aspetti del paganesimo. E vi ricordo che gli oracoli caldaici io li comincio adesso, li finirò fra 1 anno circa per finire, per cui se perdete il filo, cioè se perdete i discorsi, se non controllate quello che dico, eccetera, perderete i discorsi, dopodiché vi tocca comprare un libro per avere i discorsi che ho fatto, no? E del paganesimo ne parleremo, parleremo delle divinità antiche, parleremo delle divinità del nostro sentire adesso, e un po' alla volta andremo a costruire quello che saranno le divinità del futuro, cioè prendendo dal passato quello che noi viviamo adesso e come proietteremo nel futuro. Ma il 4 aspetto fondamentale è il discorso della diffusione del pensiero. Ora, la diffusione del pensiero è sempre stata pensata come un'attività di proselitismo, come un'attività di aggregazione di qualcuno. In realtà la diffusione del pensiero non serve per aggregare qualcuno o per far che qualcuno creda in quello che uno dice, ma la diffusione del pensiero serve per misurare il proprio pensiero rispetto al mondo che ci circonda. Cioè, io vi ho sempre detto che un pagano e un apprendista stregone vivono per sfida, per cui il loro pensiero non può essere semplicemente una cosa intima, ma deve essere una elaborazione intima che si riflette nel mondo, cioè che viene ad agire all'interno del mondo. Per cui abbiamo sempre questa oscillazione: all'interno dell'essere umano si sviluppa il pensiero, l'essere umano affronta il mondo e misura il suo pensiero, lo modifica, lo riporta dentro a se stesso, lo rielabora, lo riporta fuori. Cioè questo oscillare deve essere un'oscillazione continua, per cui non si tratta di attività di proselitismo, si tratta di misurare il proprio pensiero e il proprio sentire rispetto al mondo, anche perché il mondo cercherà sempre di rifilarti un Dio padrone, cercherà sempre di dirti quanto è buono il pazzo di Nazareth, cercherà sempre di dire metti in ginocchio che ci sono gli angeli che pensano a te, cercherà sempre di massacrare i bambini mettendoli in ginocchio. Per cui misurare il proprio pensiero sul mondo che ci sta attorno ci permette di ripulire anche il mondo del proprio pensiero. Per cui è la 4ª attività che ci permette di non morire dentro. Perché cosa significa morire dentro? Significa che se un sognatore è solo un sognatore e sviluppa solo il sognare, un po' alla volta il suo sognare si restringe. Se uno pratica la meditazione e si mette su una montagna, la meditazione lo restringe. Ciò che ci dà la misura allo sviluppo del pensiero è la società in cui viviamo. Il paganesimo può essere solo una cosa pubblica, può essere un modo di vivere, un modo di rapportarsi col mondo. Non può essere una cosa di persone che si sottraggono dal mondo. Tu vorrei dire no, ma di fatti la base di tutto il politeismo è il molteplice, sono le cose multiple. È sempre qualcosa che non viene numerato, ma esiste in grande quantità. Di conseguenza esiste in grande quantità perché la vita è dinamica, perché rappresenta tutta una serie di cose. E poi le cose sono basilari perché vengono fatte e non perché vengono subite. Ricordo che non rispondo alla telefonata finché non arrivo alle 16. Io volevo appunto, su questo per esempio, argomento, innestare una cosa molto carina.
Ad esempio, una caratteristica fondamentale del tempo dei cristiani è sempre la considerazione del dettame di Dio, i 10 comandamenti, delle leggi del Talmud, delle leggi del Corano, in cui uno deve in qualsiasi cosa rispettare, deve obbedire, deve ripeterle. E i cristiani dicono, fa esempio, non, il Dio ti impone un qualcosa, arriva, ti dà un comandamento. Io ho trovato su un testo dell'antico Egitto che ne riporta una confessione in negativo, in cui un uomo affronta giudizio e dice, fa, non ho commesso affronti contro l'immagine di un Dio. Io non ho commesso, perché ho scelto, perché ho fatto, perché ho agito, non perché mi è stato imposto, non perché uno mi ha dato un comandamento. Ma tu pensi che lo stesso discorso c'è anche sui Vangeli ufficiali? Cioè il fariseo e il pubblicano che salgono al Tempio, il fariseo dice, mi sono sempre comportato bene, mi ho sempre rispettato le leggi. Io le ho rispettate. E difatti qua c'è... E l'altro invece si batte il petto, no? Allora Gesù chi dice, chi è che esalta? Esalta il peccatore, perché il peccatore può essere messo in ginocchio, no? Può essere umiliato. Chi ha rispettato le leggi non lo puoi umiliare, è sempre stato perfetto, cosa gli umilia a fare? Sì, difatti, appunto, ad esempio, su questa confessione di Sfa, non ho rubato il pane, dice... Esempio, non ho proceduto a stento nell'acqua, non sono ricco se non grazie a ciò che mi appartiene. Dei morti questo, non ho bestemmiato il nome del Dio, del nome di un Dio della città, cioè nel senso quello che era fondamentale è la città è un Dio, rappresenta da un Dio, e io non l'ho bestemmiato perché io ho la necessità di vivere in questa città, ma non mi viene imposto. Di conseguenza, se io scelgo di vivere in questa città, mi adeguo a un comportamento che possa servire anche agli altri. Ma questi sono qua dei comportamenti in positivo, cioè dice io ho fatto questo, io ho scelto questo, e il mio agire è stato dettato da un mio sentire, non da un'imposizione esterna. I monoteisti partono sempre dal dire fa tu devi fare questo, partono sempre dal dire non avrai altro Dio fuori di me, ed è Dio che lo dice. Ma una cosa che ad esempio è carina, dice fa, non ho proceduto a stento nell'acqua. Cioè, vedendola così, può sembrare un'affermazione assurda, ma lui dice, nell'acqua io ci sono stato e non ho proceduto, e ho proceduto senza fatica. I cristiani ti dicono diventa un pescatore, cioè tira fuori il pesce dall'acqua. Ma cosa significa dal punto di vista simbolico l'acqua? Vabbè, ce lo dice anche la psicanalisi, rappresenta l'inconscio, vuol dire che nel mio inconscio ho trovato sempre la possibilità di muovere, di agire, di vivere. Per gli egiziani è l'assenza di respiro, è ciò che toglie il respiro. Però, addirittura i sacerdoti non mangiavano pesci, per esempio. Esatto, però questo qua significa il rispetto dell'ambiente, cioè dire appunto, i cristiani utilizzano l'acqua cosa? Per il battesimo, perché uno deve essere purificato. I musulmani hanno le abluzioni sacre per poter pregare. E tutte cose del genere, cioè significa sempre usare in maniera strumentale e secondaria alle cose. Comunque l'acqua era anche lo sconosciuto, sì, io ho proceduto nello sconosciuto e ho proceduto svelto, non sono stato esatto, bloccato. Però significa che ho cercato di comprenderlo, esatto. Quindi mi sono adeguato, che ho cercato di capirlo, cioè che l'ho conosciuto, che non sono fuggito, perché i cristiani dicono, tutti i monoteisti dicono fa scappa, fuggi dalle tentazioni del mondo, i pagani non diranno mai, affronta le cose, conosci le cose, percorri le cose. Può essere anche succube delle cose, ma tu le devi affrontare, non ne puoi fuggire, perché la fuga non ti crea nulla, assolutamente nulla. Cioè, già in questi piccoli comportamenti, in queste piccole frasi dette nell'antico Egitto, si nota la dimensione, che è veramente titanica, della distanza tra cosa è il politeismo e cosa è il monoteismo. Ricordo che le telefonate prenderemo dopo le 16, quando abbiamo finito. Va bene, cominciamo un attimino. Io ho tenuto qui a Radio Gamma, vi ricordate, una conferenza il giorno 26 giugno 1998? Nel 26 giugno 1998 ho tenuto qui una conferenza in cui ho trattato il tema discorso generale su trascendenza e immanenza visti dal punto di vista della stregoneria del paganesimo politeista. In questa conferenza c'era un capitoletto che diceva la trascendenza in filosofia e l'inganno. Adesso ve lo rileggo prima di cominciare gli oracoli caldaici, perché serve a predisporre le persone davanti allo sconosciuto. Cioè le persone non sanno perché gli arriva un'informazione, non sanno la qualità dell'informazione che gli arriva. E allora rischiano semplicemente di parlare dell'informazione mentre dovrebbero stare attenti ad altre cose. Vediamo un attimino. In stregoneria l'oggetto che trasmette il messaggio o il fenomeno è il primo elemento su cui lo stregone interviene. La prima domanda che lo stregone si pone è: perché ti ho incontrato? Perché tu mi trasmetti quel messaggio? Qual è il tuo intento nel trasmetterlo? Quel messaggio mi è utile nella mia vita quotidiana? Quel messaggio è utile agli esseri umani con cui vivo?
L'oggetto che trasmette il messaggio è analizzato dallo stregone, in quanto il messaggio è fenomeno del messaggero. Potremmo dire che il messaggero qualifica il messaggio, oppure che il messaggero è causa del messaggio. Se un messaggero è in grado di entrare in relazione con i miei sensi, in qualunque stato percettivo io mi trovi, questo non può essere trascendentale, ma deve essere necessariamente immanente. In altre parole, se il messaggero può venire da me, io posso, al di là dei mezzi e delle disquisizioni, andare da lui. Non è possibile ammettere che un oggetto possa agire sul mio sentire senza ammettere che io possa in qualche modo agire sul suo sentire. In stregoneria è dato il principio: ciò che mi raggiunge, in qualche modo posso raggiungerlo. Se non lo raggiungo, può essere che non sia sufficientemente attrezzato per raggiungerlo, ma anche questo non deve trarre in inganno, in quanto se il messaggero può interferire con me, significa che io sono pronto ad interferire col messaggero. Cosa significa questo? Significa che se qualcuno viene a dirmi esiste Dio, io non vado a discutere sul fatto che Dio esiste o non esiste, ma vado da quello che mi ha detto che esiste Dio e gli chiedo: ma tu che cazzo vuoi? Cioè, tu qual è il tuo intento? Qual è il tuo scopo nel darmi questo messaggio? Così, se qualcuno mi dice dà un'informazione per la televisione, dico: perché mi dai quell'informazione? Qual è lo scopo di quell'informazione? Perché fra mille informazioni hai scelto quell'informazione? Se dal mondo che mi circonda mi arriva un messaggio, mi arriva un fenomeno, io prima di analizzare il fenomeno che mi è arrivato, il messaggio che mi è arrivato, devo analizzare il messaggero. E questo è importantissimo. Questo vale sia per chi vi dice che esiste Dio, sia per chi vi dice che Dio non esiste. Chiedetevi sempre: qual è il tuo scopo? E spesso troverete che spesso lo scopo reale è appropriarsi di individui o liberare gli individui come scopo contrario. Per cui chiedetevi sempre: perché tu mi dai quel messaggio? Ed è importantissimo questo. Perché è importante? Perché io adesso vi parlerò degli oracoli caldaici e voi non sapete i miei commenti. Claudio, ti interrompo una cosa di attualità e curiosa. La Repubblica era uscito una settimana fa, due, il solito articolo sui satanisti, c'era scritto fa che un satanista usava una traduzione della Bibbia. Ah sì, era quella di Geova. E poi, grande articolo, mezza pagina sulla cosa, e qualche giorno dopo, trafiletto sulle letterine, i testimoni di Geova: non è niente la Bibbia dei satanisti, quella è la nostra Bibbia. Sesco, se tu non hai seguito la trasmissione giovedì prossimo, io l'ho detto in trasmissione. Ah, l'hai detto, purtroppo ero impegnato, guarda. L'hai detto? Sì. L'ho trovato mia moglie nel passare, è vero. Dopo ero impegnato in una riunione e ti ho perso completamente. Comunque sì, è venuto fuori sulla lettera che era la Bibbia dei testimoni di Geova, fra altre cose diffuse milioni di copie, che quale attribuivano ai satanisti, tanto per parlare dell'ignoranza del giornalista, perché questa chiaramente era buttata in aria. O c'è anche la volontà? No, non penso, perché sia stata solo ignoranza, perché sono cose che smascheri subito. Guarda, che dal punto di vista... è più facile dire ci sono mezzo milione di kosovari che scappano via perché gli altri li sterminano, che nessuno può andare a verificare, piuttosto che dire guarda che la Però c'è un meccanismo, che tanto ho anche studiato in sociologia. Se una notizia viene smentita, il 70% delle persone non crederà mai alla smentita. No, crede all'inizio, vero? Esatto. No, ma è vero questo. Di conseguenza, capito, cioè, non è sempre detto che le cose avvengono per incapacità, avvengono anche perché pianificate. Sì, ma questa mi sembra talmente grossa che cioè, effettivamente è da denunciarlo questo, mi sembra eccessivo, insomma. No. Beh, sai, non sempre gli errori avvengono Fa per caso. Ma sai, leggevo per satanisti, mi sembra un po' grossa. No, cioè. Ma logicamente dovevano gonfiare la cosa. Che Beppe Bisetto farebbe questo per altro, fra lui Faraone e Gomiero e Marmaglio del genere. Però insomma, dai, mi sembra un po' eccessivo, dai, no? Ma io ho sempre delle riserve sulla cosa. Va bene, adesso che vi ho messo in guardia sul messaggio e il messaggero, vi parlerò degli oracoli caldaici. Gli oracoli caldaici furono attribuiti a Giuliano il Caldeo e a Giuliano il Teurgo, ai tempi di Marco Aurelio, cioè circa il 150. Datene presente che rimangono solo frammenti.
Da qualche parte può darsi che ci siano gli oracoli completi. Noi invece si prende quello che il potere della vita ha conservato per costruire il futuro che interpretiamo attraverso la stregoneria. Il testo completo potrebbe significare anche cose diverse o cose più quotidiane, ma noi prendiamo quanto ci è giunto per come ci è giunto. Nostro è il potere interpretativo e l'intento dell'interpretazione. Prendiamo quanto ci è giunto e quanto ci è giunto è nella versione, traduzione e sistemazione sequenziale di Angelo Tonelli, che ha costruito la sua tradizione, la sua traduzione, la sua interpretazione per la Burr. Per la nostra interpretazione ci serviamo della sua traduzione. Perché questo? Perché in stregoneria è ciò che ti afferra che ha il potere magico di afferrarti, cioè ciò che ti afferra la tua attenzione e la sequenza con cui afferra la tua attenzione è che ha il potere magico. E quando la mia attenzione è stata afferrata da questa sequenza e da queste trasformazioni. E allora perché interpretiamo? Il gioco non è quello dell'interpretazione di quanto è scritto in chiaro, ma è quello di definire quanto appartiene alla percezione. Il vero problema non è interpretare il frammento, ma è costruire un significato che partendo dalla cultura e dall'esistenza del momento attuale costruisca la trasformazione dell'individuo. Già quando il testo non era frammentato, le interpretazioni di Porfirio lo hanno fatto coincidere con la concezione teologica cristiana, in quanto sia l'interpretazione di Porfirio che gli elementi fondamentali costituenti la teologia cristiana appartengono alla stessa cultura. Oggi invece non disponiamo del testo completo, ma soltanto di frammenti. Ebbene, con quei frammenti dobbiamo essere in grado di distruggere quanto Plotino ha fatto, raccogliendo le perle dal letamaio in cui sono state cacciate, ripulirle per scoprirne significato e direzione. L'oscurità dei frammenti non è un'oscurità in se stessi, ma è un'oscurità determinata dalle difficoltà culturali di interpretare il frammento stesso. E passiamo al primo frammento, la cosa, l'introduzione, non ve l'ho letta tutta, vi ho letto soltanto l'inizio. Perché non ve l'ho letta tutta? Perché il tempo sta passando e sta diventando tardi e a me interessa leggervi la prima interpretazione del primo frammento, che è l'argomento di oggi. Il primo frammento ve l'ho già letto da una barca di tempo, ve l'ho già letto almeno 3 o 4 volte, ebbene ve lo rileggo ancora. Il primo frammento dice: c'è un intuibile che devi cogliere col fiore dell'intuire, perché se inclini verso di esso il tuo intuire e lo concepisci come se intuissi qualcosa di determinato, non lo coglierai. È il potere di una forza irradiante che abbaglia per fendenti intuitivi. Non si deve coglierlo con veemenza, quell'intuibile, ma con la fiamma sottile di un sottile intuire che tutto sottopone a misura, fuorché quell'intuibile, e non devi intuirlo con intensità, ma recando il puro sguardo della tua anima distolto, tendere verso l'intuibile per intenderlo, un vuoto intuire, che al di fuori dell'intuire stesso esso dimora. E vediamo il commento. Consideriamo il termine intuire. Cosa significa? L'intuizione viene descritta come un conoscere immediatamente una cosa, un conoscere che non è ottenuto mediante una dimostrazione, un ragionamento o una dimostrazione, ma è ottenuto mediante trasposizione emotiva dell'individuo che intuisce, una sorta di comprensione immediata, una sorta di illuminazione, qualche cosa che si è accumulato nel tempo e poi si manifesta con chiarezza al nostro sentire e al nostro vedere. Nel manifestarsi rende comprensibile e chiaro quanto fino a prima era nebuloso ed oscuro, quasi una visione delle cose quando queste o alcuni loro fenomeni si presentano alla coscienza. Questo è il significato di intuire e non può essere definito in maniera diversa l'oggetto che si presenta per la prima volta alla ragione e questa, trattenendo il respiro per la novità, si appresta a descriverlo. L'intuizione è un colpo immediato alla ragione. La ragione è costretta a prendere atto dell'esistenza di un oggetto che lei non descriveva e anche se vuole ignorarlo deve diventare consapevole dell'esistenza di uno sconosciuto che la circonda e del quale ella non dispone degli strumenti per penetrarlo. La mancanza di strumenti propri della ragione per descrivere lo sconosciuto che la circonda mette in discussione il suo dominio sull'essere umano. E allora si costruisce una condizione per la quale la ragione descrive lo sconosciuto circostante con mostri orrifici, con voli di fantasia, con chimere, al fine di ammagliare l'essere umano dicendogli che fuori della descrizione
che la ragione propone ci sono solo fantasie, mostri e fobie, di cui lei comunque è l'artefice in quanto parte della sua descrizione. L'essere umano che coltiva l'autodisciplina ferma la ragione, ferma le sue fantasie e ferma i suoi mostri orrifici. Nel fermare la ragione permette al suo intuire di spaziare nello sconosciuto che lo circonda. L'intuire dell'essere umano può muoversi nello sconosciuto e può riconoscere, intuendo, l'oggetto che incontra. Ma l'oggetto che incontra non lo può descrivere. La descrizione appartiene alla ragione, lo può intuire, può diventare parte dell'oggetto, può fondersi con l'oggetto, ma non lo può descrivere in quanto l'oggetto che incontra non dispone di elementi all'interno della ragione attraverso i quali formare la descrizione. Se tenti di descrivere e perciò determinare l'oggetto che intuisci, non lo intuisci, ma descrivi una forma che è necessariamente incompleta come la tua ragione e gli elementi che la compongono. Intuire l'oggetto significa diventare parte dell'oggetto, compenetrare l'oggetto, osservare il mondo con gli occhi dell'oggetto. Descrivere un oggetto significa separare, enumerare i fenomeni dall'oggetto, proiettando sull'oggetto la nostra soggettività e la nostra descrizione dei fenomeni stessi. Descrivere un oggetto significa non cogliere l'oggetto, significa proiettare sull'oggetto la qualità e la quantità della nostra descrizione, obbligando l'oggetto e la nostra ragione ad adattarsi alla nostra pochezza soggettiva. Anziché espandere noi per comprendere l'oggetto intuito, restringiamo l'oggetto intuito per farlo aderire alla nostra descrizione. Ecco che la ragione non coglie l'oggetto, a differenza dell'intuizione che compenetrando l'oggetto ne diventa parte. L'intuibile è la forza irraggiante dell'infinito che ci circonda, un infinito che noi possiamo penetrare con la nostra azione, ma non possiamo descrivere con la nostra ragione. Quella forza irraggiante abbaglia la ragione, la smarrisce. I fenomeni che si presentano alla ragione dall'infinito che la circonda la smarriscono. Solo l'intuito, libero dai legami della ragione, solo il silenzio interiore ci permette di liberare il nostro intuire affinché spazi nell'intuibile che ci circonda, un intuibile sempre presente e che sollecita il nostro intuire a liberarsi della costrizione della ragione e a spaziare indipendentemente da essa. Sollecita il nostro intuire a compenetrare l'intuibile circostante. Questa penetrazione non deve essere fatta con veemenza, impetuosità, violenza, ma con la fiamma sottile di un sottile intuire che tutto sottopone a misura. L'intuire non è furia che prorompe, non è avidità della conoscenza, ma è un trasporto soggettivo verso sponde ignote, verso intuizioni sconosciute. Nell'ignoto l'essere umano si muove con prudenza, ma si muove, considera e soppesa senza descrivere, sospende il giudizio, si sazia dell'intuizione e trasforma se stesso. Trasforma la propria ragione, trasforma il proprio modo di guardare il mondo, trasforma la forza del proprio intuito con cui penetrare l'intuibile che lo circonda. Ciò che non può misurare è quell'intuibile. L'essere umano è un'isola nell'immenso sconosciuto che lo circonda. Non può misurare lo sconosciuto, ma può immergersi dentro, diventarne parte, compenetrarlo e farsi compenetrare mantenendo la consapevolezza di se stessi, di un'isola nell'immenso che spazia per lì di infiniti, mantenendo la consapevolezza di se stessi. L'intuizione dell'infinito deve essere fatta con gli strumenti dell'intuire, si deve rinunciare alle categorie della ragione, ai suoi aggettivi, ai suoi strumenti. Non si piega l'intuito a se stessi, ma si costruisce se stessi al fine di muoversi e crescere in quell'intuibile. L'intuizione non deve essere il fine della propria esistenza, l'intuizione non diviene oggetto o strumento di possesso, ma deve essere un'intuizione gentile attraverso lo sviluppo dello spazio attribuito al nostro intuire, chiedendo alla ragione di spostarsi dal dominio dell'essere umano. Il vuoto della mente, il vuoto delle parole, il blocco del dialogo interno permette all'intuibile di presentarsi al nostro intuire. Lo sguardo puro è lo sguardo che non descrive, è lo sguardo che intuisce quanto si presenta senza ridurre quanto si presenta
a categorie determinate. Essere consapevoli che l'intuibile e l'intuire sono cose diverse, eppure che l'assonanza dell'uno e dell'altro permette all'essere umano di intuire quanto circonda la ragione e di muoversi nell'intuibile senza che la ragione sia in grado di descriverlo. Il primo ostacolo che analizziamo ci pone due condizioni dalle quali non possiamo derogare. La prima è la possibilità per l'essere umano di superare la ragione attraverso la sua intuizione, e la seconda è l'esistenza di un intuibile fuori della ragione che solo intuire può raggiungerlo. Il paragrafo non ci dice la relazione esistente fra l'intuibile, l'intuire e la ragione, ma ci parla chiaramente della necessità di raggiungere l'intuire per modificare la ragione stessa. Ci dice inoltre l'esistenza di categorie diverse della ragione attraverso le quali affrontare l'intuibile che ci circonda. Categorie che, anche se vengono definite mediante parole che appartengono alla ragione, non significano necessariamente quanto significano quelle parole, ma tendono a descrivere un modo di porsi che può diventare chiaro soltanto costringendo la ragione a farsi da parte affinché il nostro intuire raggiunga l'intuibile che si presenta ad esso. Un'altra osservazione importante è l'assoluta assenza di dipendenza fra l'intuire e l'intuibile, dove l'intuibile può sollecitare l'intuire del soggetto, ma è il soggetto che intuisce l'intuibile attraverso il suo intuire. Non esiste relazione di dipendenza fra l'intuire del soggetto e il possibile intuibile. Esiste la necessità della relazione, esattamente come un fiume scorre sempre dal monte al mare. La necessità di adattamento soggettivo spinge l'intuire del soggetto a superare il determinato descritto dalla ragione per tuffarsi nel mare dell'intuibile. E sono iniziato. Pensa dopo un anno. Ne aggiungerai di cose. D'altronde, come tutti gli scritti antichi sono delle sorgenti di concezioni, sorgenti, certo. Cioè, proprio non puoi prendere una frase, ma perché questa frase veramente ne apre altre porte, esatto. Ed è veramente una cascata di conoscenze, di informazioni o di prospettive. E specialmente questi oracoli caldaici. La necessità di adattamento soggettivo spinge l'intuire del soggetto a superare il determinato descritto dalla ragione per tuffarsi nel mare dell'intuibile, afferrare nuovi fenomeni e portarli alla ragione per modificare il modo soggettivo attraverso il quale guardare il mondo. L'intuibile non è padrone dell'intuire, esattamente come il mare non è padrone del fiume. La diga che un soggetto erge fra l'intuibile e la sua capacità di intuirlo è la sua ragione. La necessità di determinare e descrivere l'intuibile stesso. L'intuibile non è dunque il Dio padrone, tanto caro ai cristiani, ma è il circostante, cosciente e consapevole di se stesso, che nella misura in cui un essere umano è in grado di intuire, può chiamarlo a sorreggere la propria intuizione, proprio perché la propria intuizione è in grado di alimentare l'intuibile delle coscienze di sé, che dal circostante affrontano la loro oggettività intuibile, di cui l'essere umano nell'intuirle è parte. Qualcuno potrebbe mettere in dubbio l'affermazione, asserendo: chi mi dimostra l'esistenza di un intuibile che io non sono in grado di intuire? Come posso pensare l'esistenza di un qualche cosa che io non posso raggiungere mentre tu ne affermi l'esistenza? Io, costruendo me stesso e dilatando il mio percepire nel mondo che mi circonda, alimento ed estendo continuamente il mio sapere e la mia conoscenza. Affrontando le condizioni della vita oggi, non sono più ciò che ero un anno fa. Ho alimentato il mio esistere espandendo me stesso. Non posso dimostrarti i miei cambiamenti, a meno che tu non abbia camminato insieme a me, ma insieme possiamo guardare indietro ed osservare come qualcuno esplode in un intuire e alimenta la propria crescita intuendo quanto lo circonda. È l'essere feto che muore e nasce un bambino o una bambina. Questi esseri nascono in un intuibile e la loro crescita e le loro trasformazioni sono relative alla quantità e qualità di intuibile che intuiscono e fagocitano. Vedendo l'attività da spettatori, noi assistiamo all'intuizione del nuovo nato. Osserviamo il nuovo nato mentre intuisce e si espande. Attraverso quale meccanismo logico si può asserire che un essere umano adulto non vive in un intuibile?
è piuttosto la sua rinuncia ad intuire che separa il proprio intuire dall'intuibile. L'affermazione «dimostrami che esiste un intuibile da intuire» altro non è che l'accettazione sublimata della sconfitta dell'intuire soggettivo. Se è vero che quanto io non intuisco è come se quell'intuibile non esistesse, è altrettanto vero che attraverso l'accettazione della sconfitta generata dalla sottomissione si blocca l'intuire affinché si separi dall'intuibile. Del momento che la sconfitta non può essere riconosciuta dal soggetto, altrimenti modificherebbe il proprio stato, questi giustifica la separazione fra la propria intuizione e l'intuibile, affermando che l'intuibile non esiste e pertanto non trova nessuna ragione logica per alimentare il proprio intuito. Gli oracoli caldaici partono da una soggettività immanente rispetto all'essere umano, ma trascendente rispetto alla sua ragione e alla sua descrizione. Una realtà che non può essere compresa e descritta mediante la ragione, ma può essere praticata mediante l'intuire soggettivo che, liberatosi dai fantasmi della ragione, può avventurarsi. Da qui prende il via la sequenza degli oracoli caldaici, che abbiamo scelto di descrivere e commentare. La dualità umana viene definita come ciò che determina la ragione e ciò che intuisce, l'intuire. Questa dualità ci permette di collocare gli oracoli caldaici all'interno della tradizione pagana, anche se, come tardo pagana, si riferisce alle regioni misteriche orientali che, partendo da tradizioni fenice, indo-iraniani, babilonesi, caldei, tite, altera la percezione per cogliere l'infinito del divenire umano. Dualità sempre presente fra descrizione e percezione, dove l'una e l'altra interagiscono per costruire il Dio che cresce dentro l'essere umano. Naturalmente potremmo anche dire: c'è un sentire che devi cogliere col fiore del tuo sentire, perché se inclini verso di esso il tuo descrivere e lo concepisci come se descrivessi qualche cosa di determinato, non lo sentirai. È il potere di una forza irradiante che abbaglia per fendenti sensibili. Non si deve coglierlo con veemenza quel sentire, ma con la fiamma sottile di un sottile sentire che tutto sottopone a misura fuorché quel sentire. E non devi sentirlo con intensità, ma recando il puro sguardo della tua anima distolto, tendere verso quel sentire per intenderlo, un sentire vuoto che al di fuori della descrizione della ragione esso dimora. Per cui vi ho dato l'assaggio di quello che è il commento di un frammento e continueremo così per circa un anno a commentare gli oracoli caldaici. Gli oracoli caldaici rappresentano lo spartiacque fra il paganesimo e il cristianesimo, e quando una via alla conoscenza pagana, una via alla stregoneria o anche nella vita normale di tutti i giorni, un sentiero viene sconfitto, viene battuto, viene annientato, se qualcuno vuole continuare a costruire la vita deve tornare al punto d'origine, tornare al punto di origine per prendere un altro sentiero. E questo è il primo frammento degli oracoli caldaici. I frammenti sono quasi 200, ce ne sono alcuni di brevi che durano una parola o due parole, per cui i commenti sono molto più brevi, però questo è il centrale, e adesso lascio la parola a Francesco. Tenete presente che parleremo di questo per circa un anno, finché non ricostruiremo tutto il sentire pagano. Penso che li massacrerò abbastanza, no? Sì, o imparate la filosofia qua, o discutete di filosofia, o qua vi suicidate, una delle due. Cioè. Penso che possiamo dare anche il via telefonata, se qualche ascoltatore vuole intervenire. Io ricordo il numero telefonico che è 049 700 700. Allora, nella teoria delle telefonate io faccio alcune considerazioni sulle parole di Claudio. E che si potrebbe appunto creare un paragone, cioè fra il monoteismo e la monotonia. Sì, pronto? Nel senso che tutto quanto viene sempre ridotto a uno. Beh, questo ci ha mandati a cagare. Ha capito subito la filosofia. La filosofia, perfetta, è bellissimo. Ecco, io voglio usare così una piccola frase. Le guardie del Papa sono più sole di Cerbero, invano le implori. Quando anche tu fossi Orfeo, che pure ebbe ascolto da Plutone, dio degli inferi, lascia perdere le chiacchiere, batti piuttosto quel martello d'argento su questa porta dove ti aprirà Proteo, cangiante di mille colori. Ecco, una cosa che possiamo sempre stabilire, la differenza proprio sostanziale fra il monoteismo e il politeismo, è il discorso dell'uno. Il monoteismo è
monotonia, cioè un'unica tonalità, un'unica possibilità, un unico colore, un'unica dimensione. Il politeismo e il paganesimo questo non lo sono, sono molteplici in tutto e per tutto. E difatti il monoteismo è sempre lì a ergere confini, a creare dei termini, a creare delle dighe, a creare degli sbarramenti che sono assoluti. Al contrario del paganesimo abbiamo sempre un termine che sono io a stabilirlo. Perché ad esempio nell'antica Roma c'era il dio termine, ma ero io che stabilivo il termine di un campo, il termine di una strada, il termine di una città. Ero io uomo col mio agire che stabilivo il confine di una cosa. Era il mio modo di agire, di comportarmi, di interagire con le cose che stabilivano il termine. Nel monoteismo hai l'inizio ma non hai il termine. E questo è l'inversione dell'assoluto, esatto. No? Sì, sì, no, infatti cioè, è praticamente il porre un limite a tutte le cose in cui l'uomo non può intervenire e non può modificare. Nel paganesimo sappiamo che tutte le cose hanno una dimensione, che tutte le cose hanno un valore in se stesse e che rappresentano qualcosa. Sappiamo benissimo che le cose hanno un loro modo di vivere, di percepire, di confrontarsi, di manifestarsi, di rapportarsi con noi. In quanto tutto quanto è vita. Dicevamo all'inizio che nel monoteismo esiste la creazione, perciò la cosa ha valore in quanto creata. Benissimo, io dico una cosa, prendo un'antica poesia, dice fa, il destino del sole è fatica ogni giorno, non c'è riposo mai per lui i suoi cavalli, anche che dopo aurora dalle dita di rosa si alza in cielo, abbandona oceano. Cioè, questo significa comprendere che anche la dimensione delle cose, degli astri, della terra, è una vita, è una forma di comportamento, è una forma di manifestazione, e questa manifestazione viene data perché è insita in loro, all'interno di loro hanno un valore, hanno la capacità di percepire quello che lì è intorno, hanno la possibilità di sentire le cose, hanno la possibilità di mandare qualcosa. E difatti appunto è qui la differenza proprio fra monoteismo e politeismo. Il politeismo ha la necessità di alimentare continuamente le cose. Una sorgente crea un fiume, no? Un fiume arriva a un mare, il mare evapora e riforma la sorgente, cioè nel senso che c'è qualcosa di dinamico. Nel monoteismo no, c'è un inizio, c'è la rivelazione, c'è la creazione e dopo tutto il resto è a discrezione di una divinità che è assoluta, crudele, feroce e cattivissima e che può determinare qualsiasi cosa. Il pagano questo non lo può fare perché sa che ogni giorno che lui vive deve agire, deve comportarsi, deve interagire con le cose, anche nei comportamenti più, diciamo, sciocchi, anche i più quotidiani. Abbiamo avuto, ad esempio, un argomento di attualità, ce l'hanno raccontato, fa Iran e Francia, crisi del vino, Khatami cancella la visita. Perché? Sembra quello che ci raccontano. Claudio, ciao. Come stai?